cari amici di Light Channel, per me è un grande piacere in questa mattina essere qui con voi. In questi attimi avremo l'occasione di studiare dei soggetti molto importanti dai salmi, in modo particolare dal Salmo 46. E vi do un consiglio, cari fratelli e sorelle. Se abbiamo l'occasione, prendiamo la nostra Bibbia in questo momento e annotiamoci, sottolineiamo, evidenziamo, mettiamo, impariamo a memoria quello che è il primo versetto del Salmo 46. La Bibbia ci dice: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perché vi ho detto questo? Perché vi ho detto di imparare questo versetto, di sottolinearlo? Perché nel momento del bisogno noi ci possiamo aggrappare alle promesse di Dio e avere fede che Dio compirà, esaudirà queste sue promesse e potremo ricevere quell'aiuto. Quell'aiuto sempre pronto nelle difficoltà, perché Dio è il nostro rifugio e la nostra forza. Andiamo avanti. La Bibbia, nel Salmo 46, nei versetti 2-3 ci dice: Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. Cari amici, prima di continuare questa lettura, è importante capire che Dio vuole rivelarci cose importanti per il nostro futuro e per il futuro di questa terra. Verrà un momento in cui, prima del ritorno di Cristo, avverranno grandi crisi economiche, avverranno grandi disastri naturali e tutto questo culminerà con le sette ed ultime piaghe. Quando noi andiamo a leggere nel libro di Apocalisse, possiamo notare che molte parole sono riportate da altri libri della Bibbia. In modo particolare, se adesso andiamo a leggere in Apocalisse capitolo 16, i versetti da 17 fino a 21, noteremo che gli stessi termini che abbiamo trovato nel Salmo 46 vengono qui riportati. Leggiamo insieme. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, versò ovvero questa piaga nell'aria. E dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. Versetto 18. E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando l'uomo è sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. Versetto 20 e 21. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme con chicchi dal peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine perché era un terribile flagello. Sapete, cari amici, che attraverso queste letture noi possiamo vedere quanto Dio ci ama. Possiamo vedere che l'amore di Dio è enorme, è grandissimo. Da che cosa lo capiamo? Dal fatto che Dio stesso, dall'inizio, proprio da adesso, ci rivela, ci dice ciò che accadrà in futuro. Perché per darci la possibilità e il tempo di preparare i nostri caratteri, di plasmare i nostri caratteri ad immagine e somiglianza del carattere di Dio, lo stesso carattere che Cristo ha rappresentato qui su questa terra, un carattere che vince il peccato, affinché non ci succeda nulla in quegli ultimi istanti, affinché Cristo stesso ci possa abbracciare e ci possa salvare da questi ultimi flagelli. Ritorniamo nel Salmo 46 e leggiamo i versetti da 6 a 10. La Bibbia ci dice così: Le nazioni rumoreggiavano, i regni vacillavano, egli fa udire la sua voce e la terra si scioglie. Versetto 7. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Versetto 8. Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende. E amici miei, nel momento del ritorno di Cristo, in quel momento tutto il caos, tutta quella confusione di cui abbiamo sentito parlare prima, finirà. In quel momento, ci dice il versetto 9, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance,
brucia i carri da guerra. Versetto 10. 10 dice: fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. In quel momento ogni occhio potrà vedere Cristo, potrà vedere il Figlio di Dio che torna nell'alto dei cieli con le sue sante miriadi di angeli. E in quel momento saremo così tanto pieni di gioia, perché capiremo e daremo una dimostrazione a tutto l'universo che il nostro Dio è l'unico Dio vero, è l'unico Dio creatore. E amici miei, voglio lasciarvi in questi ultimi momenti con il primo versetto che abbiamo letto e al quale vorrei che prestassimo molta attenzione nei momenti di difficoltà. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Un rifugio, una forza e un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Oggi, domani, dopodomani, fino al ritorno di Cristo, Dio ci dà questa promessa meravigliosa. Vi prego, cari amici di Light Channel, affidatevi a questa promessa e attraverso questa promessa voglio augurarvi una buona giornata insieme al Signore. Che il Signore vi benedica tutti quanti. Amen.